Arima, ma che c'è un'ape? Arima, oggi andiamo al Colle Mood. Il Colle Mood l'abbiamo già fatto 2 anni fa, però siamo passati da Lagna. Strada lunghissima, quest'anno andiamo su da Arima, vediamo. Tutti dicono che ci Ieri consigliano la così. Barbara mi fa: ma sei veramente sicuro di voler andare in montagna domani? Perché a me, io sono ancora tutta rotta. Sì, ho mal di gambe. E fa: ma no, vai tranquilla che domani stiamo bene. Stamattina mi sono svegliato Speravi, che ti e dicesse. volevo andare dalla Barbara, perché mi sveglio prima, volevo andare a svegliare la Barbara e dire: ma non è meglio che stiamo a casa stamattina, perché abbiamo ancora tutti i muscoli doloranti dall'altro ieri. Ma forza e coraggio. Andiamo, una bellissima giornata. Ora. No, oggi sarà bello, bello, dai. Dai, che passiamo una bella giornata. Ma non dire questo. Ma non so se si vede qua. Si vede. Ma davvero vuoi Ecco. pubblicizzare la Sì, sua... perché oggi il mio obiettivo non è andare su in montagna, ma è togliere questo segno qua prima di andare al mare. Siamo un Io sono imbecille. già fiatone. Ok, partiamo. Colle Mood. Colle Mood da 2 ore e mezza. Rifugio Ferioli 2:45, al Ferioli non so se ci andiamo, alla fine abbiamo da mangiare panini, vediamo quando siamo su cosa abbiamo voglia di fare. Sinistra, Colle Mood. Buongiorno. Buongiorno. Destra, Colle Mood. 296, Colle Mood, di qua. Segnalato benissimo. Ok, qui c'è il bivio. Poteva venire anche di qua, allora. Sì, ma infatti ti ricordi che avevamo visto Corno Mood? È questo qui. Dima, tra 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 tra. Qua Colle Mood. Andiamo. Pensavo che aspettassi No, così io. 96. Qui bivi, 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 uno dietro l'altro. Noi ci perdiamo. Ma che bello. Bello fresco, si va su bene. 2 ore e mezza, dai. Sono già Ah, no, dai. distrutta. 2 ore e mezza, dice andare su, per me passiamo le 3 ore. 3 ore e un quarto. 3 ore e un quarto, è meglio neanche non nominare le 3 ore e un quarto. Dai che oggi siamo carichi, cazzo, No. dai. Dai che siamo Non carichi. credo. Io già male tutti. Guarda il sorriso della Barbara, Ma è guarda. ora di Guarda. prendere. Basta un sorriso della Barbara per far passare tutta la No, sono stanchezza. stanca. Stai lì? Allora, la Io Barbara vengo dice: allora, dietro. siccome io vado leggermente più veloce, allora poi mi fermo per aspettarla e mi riposo. Lei E invece tu fai arriva, così. quando appena arriva, io cosa faccio? Io Anche riparto. subito. E così non continuo, Io mamma, però. riparto e lei non si E risposa io mai. mai. Povera Barbara. Io magari lo faccio apposta, adesso vado avanti come un treno, poi mi fermo lì, sto lì un quarto d'ora. Mi siedo. Adesso sono arrabbiata. È arrabbiata. È bello. Però è molto bello, molto regolare, all'ombra. Inizia a fare un po' caldo, comunque iniziano ad essere le 10. Poi, ovvio, siamo chiusi nel bosco, quindi non circola aria. Vediamo poi come continua. Sì. Prosegue il sentiero molto Sempre regolare, sempre al bello. fresco, sempre bello. Sempre bello. Continua così, Quanto ci stiamo abituando. Il problema è che poi ci si abitua, poi ci arriva la mazzata. Allora dovrebbe aprirsi a metà percorso, poi non so, l'ultimo pezzo sicuro ci sarà la parte più ripida. No, non so niente, Tu devi sempre sapere Ma sì, tutto. ma sto ipotizzando. Io ho sette, credo.
Io ipotizzo. Così almeno se metti che non c'è il muro finale, no? Sono contento. Se c'è, sono già preparato. Va bene, allora beviamo. Faccio di montagna. Ah! Bivio. Sinistra 318, Tagliaferro, Passo del Gatto. Passo del Vallarolo. Noi andiamo di qua. Proseguiamo 296. Dimmi. Non è giusto che non l'hai segnato. È lì, è segnato qui. Ah. 296. Percorso continua sempre uguale. Regolare. All'ombra, nel bosco. All'ombra, io sono... Sì, c'è stato un attimo che si è aperto un attimo, proprio questione di un attimo. Sì, poi... sempre uguale. Dopo un'ora il bosco è finito, il panorama si apre, si inizia a vedere l'obiettivo. Sì, si inizia a vedere, intravedere, ma è molto lontano. Ma beh, è lì, no? È lì, quella zona lì di lì. Sembrerebbe qua che da qui arrivare su in cima sia tutto aperto, però è un bel paesaggio. Non è Barbara, è un bel paesaggio. La Barbara sta guardando il cane che abbaia. Che è lì sul tetto, non so se si vede, no? E speriamo che rimanga lì sul tetto. Un lettino qua, un lettino da montagna, per prendere il sole. Noi non ci godiamo mai la montagna, arriviamo su, mangiamo, scegliamo. In due macchine. Eh sì, perché arriviamo su. È tardi. No, non è. Che ci mettiamo una vita. Sì, è qua. Percorso super segnato, dove deve essere più segnato e meno segnato. Poi è diventato un posto piccolissimo da passare, che si confonde anche con le miscele. Certo che si stava meglio sotto nel bosco, era un po' più fresco. Sì. Comunque. Comunque cosa? Se la facciamo andiamo al corno. Sì, stavamo parlando una volta di Agoga il Mood, di provare ad andare su. Però già che l'abbiamo detto, abbiamo fatto una cazzata. Perché poi non andiamo, perché siamo stanchi, non ci abbiamo voglia. Che dicono che venire su di qua è bello, è piacevole, è vero. È un po' troppo il sole, ma il percorso è bello. Sicuramente è meglio che da Lagna. Lagna è massacrante, sì. È lungo. E poi è anche sconquassato. Qui è bello. Però è anche vero che siamo forse solo a metà, quindi... Forse. Non sappiamo. Stiamo parlando troppo presto. Ma... No, di no. Ok, quasi 2 ore. Sempre sotto il sole, ma l'aria è tutta un'altra cosa. Si sta proprio bene. Finché non si cammina, se stai fermo. Se no, se l'aria non si sente più. Presumo sia il Tagliaferro questo. Presumo, perché ormai non voglio fare saputello, come dice sempre lei che faccio saputello. Siamo dati una pescata sulla fontana. Vado. Ho bella fretta. Vedelo vado ad arrivare. Alpe Vorco 2075. Quindi c'è 2002, ho fatto. No, non è 2002 qualcosa. Non mi ricordo più. 296. Dicevi se abiti qui? Stai qua, devi avere un siero antivirus. Vabbè, ma non credo che sia quello la cosa
al cane. Silenzioso, non abbaia neanche. Perché deve essere civilizzato, deve essere detto così. Gli altri non sono civilizzati, sono Io vengo lì. allo stato brado. Il colle Mood adesso si vede, sembra anche vicino. Mezz'oretta, spero mezz'oretta di arrivarci. No, io non trovo, non arrivo in mezz'oretta. Sì, ce la facciamo in No, mezz'ora, non ce la arrivo. facciamo, ce la facciamo. È lì, è lì. Sempre più vicini. Sempre più vicini. Regno delle mucche. L'altro giorno sono entrata Trovate nel nel regno delle mercatino. pecore. Oggi ho Questo è il visto regno delle delle mucche. mucche. Che no, ma no, ma dai. Ma che figure fai? Cioè, questa è stata imbarazzante. Abbiamo appena passato letteralmente cioè, come si può dire, un mare di merda. Pieno di merda. Pieno. E adesso lì passiamo attraverso ai diretti responsabili di questo mare di merda. Siamo in mezzo alle mucche. Si Quindi non è più sposta. la possibilità. Si sposta. L'enigma dove passi dal culo da. Oh, che belle muccone. Mangiate, mangiate mucche. Fate dei buoni formaggi. Dei buoni formaggi nostrani. Te qui fermate, eh? Che anche se sei docile, dov'è che si passa? Dov'è che si. Dove? Di qua? Ma non vedo il sentiero. A destra dove? Non è che si passa di qua, mo. Vediamo, no? Ma. Secondo me si passa di qua, sai. Ma non c'è sentiero di lì. Che ci fanno fare. Il sentiero riprende da là. Vediamo come fa. Con i vitellini. Siamo Ma che bello che. Beh, non penso che la spruzzino la cacca. Che belle che sono. Esperienza mucche abbiamo fatto oggi. Persone che passano in mezzo alle mucche. Allora, sono 2 ore e 45, in teoria quest'ora dovevamo essere al Ferioli. Ma Sì, perché? ma cosa Ci sono perché? state le mucche. Ah, già è vero, le mucche hanno Ah, fermato ci tutto. hanno Mi sono rallentato. dato una grattugiata qui in Sì, anch'io mezzo. davanti. Dai, ma vai Una avanti. grattugiata qua. Si allontana, non so se si vede. Sasso sopra lo metto. Io intanto mi riposo e poi quando arriva io Aspetta che voglio riparto. bere allora. Anche allora beviamo così si ferma anche lei. Bevo anch'io. Barbara, questo qua è un ruscello di merda, sì, perché dopo aver passato il mare di merda, ovviamente la merda arriva da qualche parte prima, quindi adesso c'è stato il ruscello di merda. No, ma nessuno ti dava torto.
È che io non mi ricordavo le quote, non mi ricordavo che altitudine era Riva, non, di Rima, non me lo ricordavo proprio. Comunque sei lì, è lì, eh. È lì. 10 minuti, siamo lì. Tagliaferro. Barbara. Colle Mud. Eccoci qua. No, su non andiamo. Assolutamente. La Barbara che arriva. Eccoci qua. Un po' diverso dall'ultima volta che siamo venuti. Sì. Siamo arrivati da là, da Alagna, siamo arrivati qui, c'è un muro bianco. Sì. Un muro bianco. Bello, bello. Non c'è niente. Andiamo avanti un pezzo. Poi ci fermiamo, ci rilassiamo un attimo, mangiamo. Ed ecco qui l'altro versante. I ferrioli. Da qui in Alagna non si vede. Sì. Direi di fermarci qua, no? Qua. No. Ci fermiamo qua, ci fermiamo. Serpenti di sole. Op, io mi sento appunto qui, no? C'è un'ape in testa. Che buono, è già finito. No, ti sta bene, ancora. No, faceva schifo col formaggio, l'hai rovinato. Voglio un salame e formaggio. E vedi? La maionese me l'hai messa tutta qui, e qui, e qui, e qui, niente. Ma tu ne ho messa tantissimo. Sì, ma tutta in un posto solo. C'è poca gente oggi. Abbiamo ricominciato tutti a lavorare. Stamattina quando siamo partiti a Novara c'era un traffico. Cioè non sembrava di venire qua, sembrava che di prendere la strada per andare al lavoro. Alla fine manca poco, meno male un paio di giorni di mare ce li facciamo. Prima di rientrare. Devi fare il video sulla e farò il video della di dove andiamo, la camminata in mezzo al mare, quella che facciamo tutti i giorni. È bellissimo. Speriamo bene nel tempo, abbiamo guardato le previsioni. Praticamente partiamo venerdì, facciamo venerdì, sabato, domenica, lunedì di pioggia, e praticamente sabato e domenica da acque temporali. Anche lunedì. Cioè ha fatto bello tutta estate, tutto agosto. Gli unici 2 giorni che andiamo via, è assurdo. Anche lunedì assurdo. Vabbè. Speriamo bene. Allora, adesso abbiamo mangiato e non rientriamo. Ma proviamo ad andare su, vediamo dove arriviamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Scomparsi. Se... No, ti su di qua. Noi iniziamo ad andare su, poi quando siamo stufi rientriamo. Dai, ok? Di qui. Allora, già solo facendo questi 10 metri abbiamo è il nostro record di altezza. Ne? Perché non riusciamo a scendere? Si vede benissimo. Abbiamo fatto di peggio.
Noi l'abbiamo detto, noi proviamo ad andare avanti, vediamo com'è, perché non è un vero e proprio sentiero. Se non ci piace, torniamo indietro, buono. E amen. Però io dico la verità, non si capisce dove bisogna passare. Cioè, non, mi sembra un percorso molto... Cioè, ognuno va dove cavolo c'ha voglia. A me, sinceramente, noi siamo escursionisti dell'ultima ora. E poi non è neanche bello il percorso. No. Che dici, Barbara? Ma andando avanti com'è? Perché lì Ma non non lo vedo so, ma non mi niente, qua piace non proprio si per... Ma vede. no, ma non si vede dove cavolo si passa. Cioè, non è che c'è un sentiero segnato, non c'è niente. Eppure guarda di là. Sì, è in altissimo sono. Va bene, dai, Cioè, torniamo. dimmi, non ho idea di dove si No, non passa. ci Non, voglio non, non, andare fin là. non, non, Beh, ma comunque siamo che sì. all'altezza. Ma Aspettiamo. sinceramente di rischiare di slogarmi una caviglia, cose del genere, non mi piace per niente dove stiamo passando. Lasciamo questo percorso per escursionisti più esperti. E per A noi coraggiosi. ci piace andare dove i percorsi sono segnati, dove si vede bene. Mi sarebbe piaciuto andare su, sicuramente, ma non sono qui per fare record, per fare chissà che roba, sono qui per far passare delle belle giornate e per tornare a casa tranquillo. E buono. Il sentiero che andava su di lì, probabilmente mi sono sbagliato, ma lo stesso vale quello che ho detto prima. Vale quello che ho detto prima e boh. Ok, si rientra. L'hai vista? Cosa? La maglietta di Ferragosto? No. Anche il colore era bello, c'era scritto Ferioli, una finestra su Alagna. Ah, la maglietta delle Ferioli aveva. Ma era bello il colore? Poi vabbè, lui stava benissimo. Aspettano le mucche. Sì. Senti, senti, si sentono già i campanacci. Gambetta, va. Mi sta seminando. Eh? Come sgambetta in discesa. Fanno ste povere mucche a vivere con un campanaccio che suona ogni momento e tutte quelle mosche in faccia. Ma poverina, povera. Ma povera. Quanta merda, quante mucche, quante mosche. È qui tranquilla. Non è neanche per le balle di noi. Oh. C'è un altro qui. Ciao bella. Forse mi passerò dietro. Che facciamo? Eh Davanti? sì, passa da qua, guarda di qua. Passa qua. Così non la disturbiamo. Stai tranquilla, eh? Ci pensiamo noi a girarti Tranquillo intorno. cadere giù, mucca. Ce n'è un'altra qua. Sì. Eccoci qua. Qui abbiamo il cavallo. Qui c'è il gatto, il topo e l'elefante. Manco io. Solo non si vedono i due leocorni. Vediamo se ce la fa stavolta. Vediamo se ce la fa. Hop! L'ero già morto il fulmine. C'era fulminato. Via. Torno perché ci si gode di più il panorama, sei in discesa, vedi di più. È tutto un altro effetto. Mi piace un casino. Eh sì, vuol dire che si inizia a vedere Rima. Vuol dire che hai girato semplicemente Cioè, davanti, ma si non che inizia siamo a vedere. arrivati. Ma non siamo arrivati. Non è come vedere la cupola.
la cupola di Novara, che quando che tu arrivi alla cupola, anche se mancano chilometri. Beh, ma cioè... chilometri, al massimo sei a 3 capi. Nonostante si scende bene, però inizia a sentirsi la scavata. Sono 1 ora e 43. Sembra che stiamo scendendo da 5 ore. Sì, dovremmo essere quasi arrivati. Siamo a 2 ore e 10, ma sì, adesso si trovede lì la strada. Non dovrebbe mancare molto. Me la ricordavo più così lunga. Me la ricordavo più veloce. Lo scatto è bellissimo. Si cammina bene, bello fresco. Questo boschetto è bellissimo. Proprio bello. Ci stiamo rilassando. Ormai ci siamo. Insomma, io non ci sono mai di piedi. C'è la Barbara che è bruciata dietro al collo. Vedi? Magari non si vede, ma è bruciata. No. Come? Perché no? No, è tutta da voglia. Eccoci qua sulla strada. Oh, madonna, mi metti un ammazzo. Diretti alla macchina. È finita anche questa avventura. Sì. Mi è piaciuto molto di più il mood da Rima. Anche se siamo stanchissimi. Sì, di là, oltre a essere più lungo, è anche più brutto. Il sentiero qui è molto lineare, gradevole. Facile. Non ci sono mai strappi. È proprio facile da mettere i piedi. È bello, bello. Un bel percorso per persone che non sono stabili. Ma sì, ma che hanno voglia di farsi una passeggiata tranquilla senza... Beh no, tranquilla no. Vabbè sì, ci abbiamo messo le nostre 3 orette come sempre. Però mi è piaciuto tanto. Forse è il sentiero... Più bello. Non come paesaggio, ma proprio come sentiero. Sì. Proprio il sentiero che è il più bello finora che abbiamo fatto. Sì, lo dicevamo anche mentre salivamo. È buono, poi andiamo al mare, mi sa tanto che per quest'anno cose? Mi sa che la montagna non c'è. Ah, per questo? Sì. È no, buono. Ma facciamo il video anche del mare. Facciamo il video anche del mare, sì, sicuramente. Che qualcuno vuole andare, sai, sì, almeno entrare nell'acqua. Ecco. Buono. Ciao, ciao.